Andiamo in piazza, andiamo fuori da Montecitorio perché oggi è una giornata di protesta di persone con cui abbiamo avuto molta confidenza negli ultimi tempi. Camici bianchi, Nicole Di Giulio, spiegaci tutto. Giovani medici neolaureati li hanno chiamati al nord in piena emergenza sanitaria per coprire i vuoti di organico. Adesso sono tornati e per loro non c'è futuro. Per questo sono in piazza oggi qui a Montecitorio e in tante altre piazze italiane per dire basta alla precarietà dovuta a quello che vedi scritto qua, l'imbuto formativo. Ogni anno i laureati sono circa 10.000, ma i posti di specializzazione meno della metà. Chi resta fuori entra nel limbo dei cosiddetti camici grigi, medici sì, ma senza specializzazione, quindi precari, come Lusi, che è calabrese ma lavora qui a Roma. Vi sentite abbandonati dal governo? Dunque, noi non è che ci sentiamo abbandonati, noi siamo stati abbandonati dal governo, che con una mossa soltanto praticamente ha abbandonato due categorie di persone, i medici e i cittadini italiani. L'abbiamo visto durante la pandemia. Ha scoperchiato una voragine, una vera e propria voragine che noi medici sapevamo già che c'era, ma oggi è alla portata di tutti. Sono stati richiamati dalla pensione dei pensionati di 80 anni passati per fare gli anestesisti, cosa che non potevano fare perché erano in pensione. Questo perché? Perché mancano gli specialisti in Italia. I medici ci sono, ma gli specialisti no. Perché? Perché non ci permettono di formarci, ci fanno laureare, spendono 150.000 euro a persona per farci laureare e poi la nostra preparazione rimane monca. E questo fa sì che non ci siano abbastanza specialisti, questo fa sì che non ci sia abbastanza assistenza per i cittadini italiani e questo fa sì che ci siano 30.000 morti come li abbiamo avuti. Cioè, domandiamocelo, se avessimo avuto un numero di specialisti congruo, avremmo avuto tutti questi morti? Io non credo, basta guardare la Germania. Allora Nicole, arriviamo tra poco adesso. Di nuovo in allora, piazza perché voglio